Ragazzi, allora, siamo tornati con le reaction di Diario Segreto. Questa è una reaction veramente delicata, devo dire, perché anche il titolo è un po' così. Ed effettivamente il titolo di Diario Segreto è: il ragazzo che mi piace non ha capito che sono una ragazza. Quindi ci saranno degli inciuci incredibili, a quanto pare, in questa storia, qualcosa di assurdo che io sono pronto di scoprire insieme a voi. Non so che cosa ho appena detto, italiano zero, ma iscrivetevi a Diario Segreto, mi raccomando, supportateli e lasciate like al video come ho appena fatto io. Andiamo a vedere che cosa succede. Ho un po' paura, ma vediamo come si chiama intanto la nostra amica. Ehi, hey, ciao, io sono Brooke. Brooke, ok, sì, ogni tanto purtroppo mi viene sempre il male perché sulla mia storia straordinaria sono tutti nomi italiani. Qua invece, vai via, Brooke, Anthony, vai. Molto tempo fa avevo una vita abbastanza normale. Ok, ma perché, come fa? Giocavo a basket nella squadra femminile. Si è notato. Della scuola. Mi piaceva la fotografia e uscivo. Beh, tipo con il ragazzo più dolce del mondo. Chiaro. Ah, non è il più popolare della scuola, attenzione. Andrew. Stiamo migliorando. Ma la mia non può essere. Com'è che si chiamava? La fotografia, io uscivo con il ragazzo più dolce del mondo. Andrew. Ma Andrew. Giustamente dico Andrea, no, Andrew. La mia non può essere una storia banale, visto che... No, visto che è finita su Diario Segreto. È finita su Diario Segreto, giusto? L'ho detto, eh? Giusto. Lasciate che vi svegli i dettagli. Vai. Non conoscevo Andrew da molto. Sembrava la trama di un film romantico. Ok. Io che vagavo per la città e scattavo qualche foto per la mia collezione, quando spunta dal nulla un tipo inquietante. Ma c'ha la maglietta di BTS, la canotta di BTS, c'ha. Cioè, quella è palesemente... Cioè, è un 11, ma è... Che si avvicina a me con un ghigno. Ok. Devo scappare, ma non riuscivo a muovermi. Madonna. Fortunatamente c'era questo bellissimo sconosciuto nei paraggi. Ok. Azzurro, proprio. Sì. Che è apparso come l'eroe di una fiaba e che okay. ha cacciato il bullo. Sei meno male. Fortunato, perché ora non ho voglia di rogne. Altrimenti saresti già nei guai. Classico ragazzo popolare della scuola. All'improvviso mi ha guardata negli occhi. E tu, giustamente, arrivederci. E la freccia di Cupido mi ha colpita in pieno. Classico, classico. Bene, ti accompagno a casa. Piacere, io sono Andrew. Dopodiché... Quanti muscoli c'ha, è pompatissimo. Io e Andrew abbiamo iniziato a uscire insieme. Beh, tutto partito da una mezza rissa e alla fine... È stato un colpo di fulmine. Voleva frequentare il mio stesso college ed era nella squadra di basket della città. Ok. La sua integrità mi ha conquistata. Persino mio padre, che era il dirigente della scuola, piaceva Andrew. Eh beh, certo, classico ragazzo che si impegna, fa sport. Ragazzo comunque, ci sta. Provava la mia decisione. Meno è male. È andato tutto bene, finché non mi sono accorta che Andrew si comportava in modo strano. Era sempre giù di morale, più cupo di una nube carica di pioggia. Cioè? Che fantozzi, come madonna. Stai? A quanto pare, Patrick, il capitano della squadra di basket, ce l'aveva con lui. Quindi non lo voleva fare giocare, lo metteva sempre in panchina? Un idiota narcisista e invidioso del mio talento. Ah. Ecco perché se la prende sempre con me. Ah. Credo che sia in competizione con me e che voglia cacciarmi dalla squadra. Se il capitano è grave, però tecnicamente se sei talentuoso, gli altri non dovrebbero approvarla questa scelta. E non lo sopporto più quando mette in mostra il cappello firmato da Michael Jordan. Madonna, il cappello firmato da Michael Jordan. Andrew, attenzione. Mi ha mostrato una foto della partita in cui il capitano si era messo in posa con quel cappello. Ma anche lui aveva lo stesso numero prima, 22-22, ma com'è possibile? Esatto, non sembrava un bravo ragazzo. Era il classico bullo. Ok. Non preoccuparti, se è un idiota ci penserà il karma. La giusto. Squadra di Andrew aveva una partita importante. Si okay. erano qualificati per partecipare a un campionato. Se avessero vinto avrebbe avuto la gara. Ma tutti il 22 c'hanno, ma cos'è sta maglietta standard? Garanzia di entrare in un buon college. Sapevo che significava molto per Andrew. Quindi beh. Sono andata a fargli il tifo. In America funziona così, comunque le squadre tipo della scuola sono mega attive, raga. Ha passato tutta la... Ah, ora c'è il 23, è cambiato. Partita seduto in panchina. L'avevo detto io, perché il capitano non l'ha fatto giocare. Grave, grave. Dopo la vittoria il capitano ha fatto un balletto con il cappellino in testa. Ma? E poi ha avuto il coraggio di prendere in giro Andrew. Ma come? E che cosa stava facendo? Dopodiché... Ma che capitano sei, scusami? Che Andrew si è lamentato perché Patrick lo aveva lasciato in panchina e non gli aveva... Ebbè. Ha permesso di giocare. Non starci male, Patrick otterrà quello che si merita. Speriamo, perché sennò è grave la situa, Un paio di giorni dopo, Andrew si è fermato da me dopo l'allenamento. Cioè? Sembrava distrutto e ansioso. No, l'hanno buttato così fuori. Così ho deciso di portargli una limonata. Un bel gesto. Mentre stava andando in cucina, una macchina della polizia è passata davanti a casa. What the... Mi sono chiesta che cosa... Niente, l'ha eliminato. Non lo faceva giocare. Capitano non esiste più. Andrew se n'è sbarazzato. Che sta succedendo? Papà, alla vecchia maniera, avevo cioè... Avevo appena finito di versare la limonata quando Andrew mi ha urlato che doveva andarsene. Aia. Brooke, devo andare. Ci vediamo. Sembrava ma... davvero nervoso. Ed era molto strano.
Credevo che Patrick lo avesse preso di mira. Una sera, mentre stavo guardando il telefono, mi sono imbattuta in una notizia locale. Ok. A quanto pare qualcuno aveva rubato della merce di valore da un negozio di sport. Aveva messo le mani su una bella somma. Attenzione. Avevano già arrestato il ladro. C'era una clip... Il cappello! ...del filmato di sorveglianza, ma la persona aveva un cappello che gli copriva la faccia. Vuoi sapere una cosa? Questo qua... è Andrew, non è il capitano. Secondo me lui, per vendicarsi, gli ha rubato il cappello, facendo appunto capire che è lui, diciamo, quello che poi rapinerà, no? Guarda le cose dell'Adidas lì. Ho riconosciuto il cappello. Aveva l'autografo di Michael Jordan. Sì, ma il cappello è indossabile, quindi magari gliel'avranno rubato. Non lo so, mi puzza. Era Patrick. Sapevo che il karma gliel'avrebbe fatta pagare. Invece secondo me è stato il tuo ragazzo a fargliela pagare, perché rosicava. Sarebbe andato in prigione e non di certo al campionato. Ho chiamato subito Andrew per dargli la notizia, ma per qualche strano motivo ha risposto la madre. Forse perché l'hanno beccato? Mi ha detto una cosa che mi ha lasciata senza parole. Cioè? La polizia è venuta a casa nostra un paio d'ore fa. Hanno arrestato Andrew. È perché è stato lui, ve l'ho detto, ragazzi. Che cosa è successo? Ma poi dico, scusami, no? Ora, io non sarò esperto di rapine, ragazzi, assolutamente, minimamente. Non le so fare, mai fatte, ok? Ma la domanda che io mi faccio è... ma puoi andare a fare una rapina così? Cioè, non lo so, mettiti un passamontagna come insegnano nei film. Ma puoi coprirti con la mano? Ma è normale che ti vedono, no? Oh, vabbè. Incubo. Ero molto preoccupata per lui. Incredibile. Così ho chiamato la polizia. Beh, l'ufficiale mi ha detto che Andrew era stato arrestato per il furto al negozio. È impossibile, le telecamere di sicurezza hanno mostrato un altro ragazzo con un cappello. Non posso discutere i dettagli delle indagini, ma... Di tal altro, non è che... Mi creda, la polizia sa quello che sta facendo. E cioè, ma tutti in realtà l'avevamo capito che fosse stato lui, solo lei, no? Esattamente, mi hanno permesso di parlare con Andrew per qualche minuto. Mi ha giurato di non aver fatto niente. Sicuro, guarda, così. È stato Patrick che voleva liberarsi della concorrenza e così... Palesemente. Si mi ha incastrato. Brooke, sei la mia unica speranza. Devo dimostrare che c'è Patrick dietro a tutto questo. Non credo tu possa, perché sei stato tu. Il mio futuro è a rischio. Credevo che il mio ragazzo perfetto non potesse aver commesso nessun crimine. Credevi? Così gli ho detto che lo avrei aiutato. Ebbè. Non mi darò pace finché non sarà fatta giustizia. Puoi contarci. Ok. Sono rimasta sveglia fino a tardi a pensare a un modo per esporre Patrick. Non era facile mettere alle... Perché non è stato lui, quindi... Stretto un tipo come lui. Dovevo essere furba. Ok. Che cavolo avrei fatto? Mi sono addormentata con in testa quella domanda. Ok. La mattina seguente... è arrivato il lampo di genio. Mi è venuta un'idea quando ho saputo che la squadra di Andrew stava cercando un sostituto. Ok. La fortuna mi stava sorridendo. Ero brava a basket. Ah! Ok, quindi adesso lei fa finta di essere un maschio per entrare nella squadra, visto che giocava tanto tempo fa a basket. Quindi si infiltrerà, così, diciamo. Così ho dovuto solamente vestirmi da ragazzo e comportarmi come uno di loro. Può avere senso. Ho trovato la parrucca di un costume di Halloween e poi ho cercato nell'armadio di papà qualche vestito per creare un outfit decente. Ok. Che bel ragazzo. Ho i capelli un po' meno, in realtà, però va bene, la parrucca. Come va, amico? Dopo essermi esercitata un po', sono andata alle prove, dove abbiamo dovuto fare una buona impressione sull'allenatore e sul capitano della squadra. Chiaro. Quando è arrivato il mio turno, Patrick è scoppiato a ridere. Ehi, ragazzino, ti sei perso? Questa è la squadra di basket, non il prescuola. Va bene. Mi sembri troppo piccolo e fragile per i nostri standard. Mo li distrugge, tipo. Ah, sì? E cosa ne dici di questo? Ho fatto girare la ma cosa? Palla su un dito e ho fatto canestro senza nemmeno guardare. E la Madonna! Erano tutti impressionati dalle mie capacità e mi hanno accettata in squadra con Joe. Cioè, è bastato far girare la palla sul dito e fare canestro? E oddio, bastato, cioè, nel senso, penso che sia impossibile, però vabbè. Come non detto, sei incredibile, piccoletto. Comunque, piacere, come ti chiami? Brooke Bry Bryan. Brooke Bry Bryan. Benvenuto in squadra, Brooke Bry Bryan. Non ci credo. Oh sì, prima fase del piano terminata. Sì, in modo veramente strano, però vabbè, ce l'ha fatta, l'importante è questo. Sono diventata Bryan e ho iniziato a prepararmi per il campionato. Ok. Una parte difficile doveva ancora venire, però. Immagino. Nascondere la mia antipatia per Patrick e diventare suo amico. Chiaro. Ehi, capitano, dove hai messo il cappello firmato da Michael? Azz. Amico, vorrei saperlo anch'io. Gliel'ha rubato. Qualcuno me l'ha rubato l'altro giorno. Peccato. Voglio dire, era il mio portafortuna. Sì. Volete sapere che cosa ha fatto quell'idiota? Mi ha mentito senza niente.
No, non credo ti abbia mentito, è la verità, perché il tuo ragazzo gli ha rubato il cappello per far credere alla gente che fosse lui. Nemmeno battere ciglio. Ero sicura che stava nascondendo il cappello da qualche parte. Sicuro. Quella era una prova dell'innocenza di Andrew. Eh Dovevo sì. trovarlo. Più tardi ho aspettato che se ne andassero tutti. Sono entrata nello spogliatoio deserto e ho cercato nell'armadietto di Patrick. Spoiler, non c'era. Ok, Brooke, devi pensare come un cappello. Dove ti troveresti Cappelli non se pensano. fossi un cappello? Non sono riuscita a trovare una risposta. Ho trovato solamente delle scarpe puzzolenti e alcune barrette energetiche. Direi, perché ripeto, lui non lo ha rubato. Cavoli, Oddio mio, mo lo sgamma, c'è quello là probabilmente a dietro. casa sua. Cioè? Oh, accipicchia Patrick, è entrato Oddio. proprio in quel momento. Ho chiuso l'armadietto e ho iniziato a sudare con l'aria nervosa. Aia. Già, il padre della mia ragazza non è felice che stiamo insieme. Cerca sempre di allontanarla da me e la chiude persino in casa. Capisco. Le ragazze fanno proprio impazzire, vero? Vabbè. Perché sei ancora qui? Il capitano della squadra deve allenarsi più degli altri. Ho cercato Certo. di filarmi la prima che Patrick Mai vera questa cosa perché vale come tutti gli altri giocatori, ma vabbè. si cambiasse. All'improvviso mi ha chiamata. Amico, ti radi le gambe. Vabbè, non c'è niente di male, però sì, vabbè, questo video deve essere. Certo, mi rende più aerodinamico e riesco Non credo a sia. correre più velocemente sul Cioè, campo. perché i peli pesano, giustamente. Davvero? Devo provare. Se l'era bevuta. Sì, vabbè, c'ha tipo, non lo so, un triangolo al posto del cervello, questo qua, solo muscoli c'ha. Ho continuato ad andare agli allenamenti e sono rimasta sorpresa perché tutti, persino Patrick, mi trattavano come una di loro. Eh beh, cioè, sei diventata una gym bro, no? Nessuno prendeva in giro l'ultimo arrivato. E il Beh. capitano della squadra aveva il rispetto di tutti. Nessuno pensava che se la tirasse. E allora perché il suo amore Andrew la pensa così? Cioè, sembra Mi ha normale fatto comunque. riflettere. Forse Patrick non era poi così male. Eh Ho beh. cercato di chiedergli di Andrew, ma lui mi ha scacciata. Non voglio pensare a quel combinaguai. Mi rovina il morale. Ah. Perché erano tutti contro Andrew? Beh, perché forse quello sbagliato era lui. Mi mancava poco per scoprirlo. Così ho continuato a investigare e mi sono autoinvitata a casa di Patrick. Ok. Sapete, per giocare ai videogiochi? Autoinvitata, ho In capito. realtà speravo di trovare il cappello. Nessun problema, Brian. Vieni pure e porta delle patatine. Vabbè, Sono così arrivata da per. lui in orario e, per mia sorpresa, mi sono accorta che la stanza di Patrick era piena di foto bellissime. Wow, queste foto sono incredibili. Eh beh. Piene di vita. Ti piacciono? Le ho fatte io. È il mio hobby. Ah, ok, disegna, bellissimo. Non è assurdo. Nonostante la sua aria da duro, Patrick trovava la bellezza E poi aria da duro, in realtà, boh, è Le tranquillissimo, piccole raga, cose. non. Mi sono lasciata distrarre e gli ho mostrato qualche foto sul mio telefono. Aia. Abbiamo perso la concezione del tempo. Mentre giocavamo ai videogiochi abbiamo parlato di sport, di arte e delle nostre passioni. Beh. Sono rimasta sorpresa quando ho scoperto che avevamo tantissime cose in comune. Quando si è fatta sera, Patrick mi ha confessato così, di punto in bianco, che mi considerava il suo più grande amico. Addirittura. Ok. Batte 5, amico. Già, amico. Fratelli per sempre. Sono arrossita. Perché mi stavo innamorando di Oh mio Dio, con quello in galera non ci credo. Patrick. Non ci Ho scacciato quei credo. pensieri. Dai, Brooke, concentrati. Brava. Sei qui per Andrew. Quando Patrick è Non criminale quello uscito lì. dalla stanza, ho cercato in ogni angolo. Sì, sotto la play sicuro c'era il cappello firmato da Michael Jordan che vale tipo 10 miliardi, Ma no? di nuovo non ho trovato E niente. beh. Patrick doveva aver nascosto il cappello in qualche posto segreto. Ma che poi scusami, no? Ma penso che ce l'abbia ancora il tipo che l'ha rubato per fare. Quella mattina ho ricevuto una chiamata da Andrew. Ah. Voleva sapere come stavano andando le mie indagini. Male, perché il cappello ce l'hai tu. Sto facendo del mio meglio. Resisti ancora un po'. Conto su di te, Brooke. Fammi uscire di qui. Parlare Boh, con vabbè. Andrew mi ha riportata con i piedi per terra. E ho continuato a tenere Male. Patrick sotto controllo. Poco dopo mi sono accorta che tutti i giorni se ne andava alla stessa ora. Sospetto. Forse andava nel luogo in cui aveva nascosto le prove. Può Quando essere. Patrick si è incamminato, l'ho seguito. Non ci credo. Se ne andava ad un orfanotrofio, tipo per insegnare a dei bambini a giocare a basket. All'improvviso ho notato che era arrivato a un campo sportivo per orfani e che era il loro allenatore. Cioè, capito, raga, quello è un pezzo di pane, una persona d'oro, Era una E questa ancora lo vuole incastrare. pessima spia. E infatti a un certo punto Patrick mi ha notata e mi ha chiamata.
Greve. Ehi, Brian, vieni a giocare con noi. Mostra ai ragazzi come si fa. Giustamente. Caro Patrick, mi è capitato di nuovo di perdere di vista l'orologio. Stavamo facendo delle foto e ci stavamo divertendo un mondo. Ho cercato di non innamorarmi del capitano della squadra. Ma è troppo difficile. Ormai era troppo tardi. Patrick mi aveva conquistata. Era molto meglio di come pensassi. Sì, ma mo come glielo dici che sei una ragazza, cioè? I ragazzini lo adoravano, manco fosse Babbo Natale. E lo chiamavano allenatore Pat. Era un peccato che aveva incastrato Andrew. Non l'ha fatto. L'allenatore è sempre venuto qui alla stessa ora, tutti i giorni. Non ha ancora... Questo spiega... Ha saltato una partita. Aspettate, tutti i giorni alla stessa ora? Sì, quindi significa che non è stato lui. Ragazzi, aspettate un attimo. Quando ho preso il telefono e ho controllato il video della telecamera di sorveglianza... Lui doveva essere al campo da basket, quindi... Ho capito che Patrick non era nel negozio quella sera. Ecco. Stava allenando i ragazzini. Era un alibi di ferro. Magari era stato qualcun altro a incastrare Andrew. No, è stato lui e basta. Il giorno seguente sono tornata all'allenamento come Brian. E Patrick ha cercato di risvegliare il nostro spirito di squadra. Si sta avvicinando una partita importante. Dobbiamo farci valere, ragazzi. Certo. Dopo averci riscaldato gli animi, la partita è iniziata. Tuttavia, quel giorno la fortuna non era dalla mia parte. Cioè? Al primo lancio ho fatto un salto altissimo e mi è volata via la parrucca. Oh mio Dio. Ero nei guai. Sì, fino al collo, direi. Quando hanno scoperto che ero una ragazza, tutti si sono arrabbiati con me. Sì, li hai presi in giro, letteralmente. E mo non solo gli devi spiegare che sei una ragazza, ma gli devi spiegare pure perché hai finto di essere un ragazzo, per difendere quello che è in carcere, giustamente. Patrick è quello che l'ha presa peggio. Giustamente. Non riesco a crederci. Ti consideravo il mio migliore amico. Mi ha cacciata dalla squadra senza... Come è giusto che sia, eh? Nemmeno darmi l'occasione di spiegare. Ma che devi spiegare? Ingiustizia. Sono tornata a casa con il morale a terra. E poi... Tornate indietro. È successa un'altra cosa. No, di nuovo il tipo inquietante. Ho incontrato il bullo da cui Andrew mi aveva protetta. Oddio. Ho esitato, ero spaventata e volevo scappare. Ma poi, così dal nulla, il ragazzo mi ha parlato. Non sono qui per creare problemi. Andrew voleva conoscerti. Così mi ha chiesto di comportarmi da bullo per fare buona impressione. Io l'avevo detto che era uno dei BTS. Cioè, sembra Jungkook, ragazzi. Come fa ad essere cattivo, cioè? Voleva sembrare un cavaliere. Di che cosa stai parlando? È uno schifoso quello! Se non mi credi, vai nella scuola da cui Andrew è stato espulso. Ecco! Scoprirai un sacco di storie su di lui. Ovviamente non gli ho creduto. Ma sono... Ancora! Sono andata comunque nella sua vecchia scuola. Meno male. Ho chiesto di Andrew agli studenti. Boh, si mettono a piangere. Ho scoperto delle cose assurde. Ecco. Andrew voleva entrare in un college prestigioso. Ma la scuola e lo sport non erano nelle sue corde. E allora? Aveva sfruttato diverse persone. Aveva persino costretto i professori a dargli dei voti più alti. Cosa? Ma poi, a causa di uno scandalo, era stato espulso dalla scuola. E ottimo. Tutti avevano tirato un sospiro di sollievo. Quindi praticamente se ne sono liberati, va? Ho sentito che Andrew ha usato qualche trucchetto per entrare nella squadra di basket. Ah. Sperando di poter guadagnare punti per entrare al college. Un giorno si stava vantando con la figlia del preside per aumentare le possibilità di entrare al college. E lei è anche la figlia del preside di quell'altra scuola, quindi palese per quello la voleva. Cosa? Quindi Andrew mi stava usando? Letteralmente, sì. Avevo capito perché era scarsissimo a basket. Quindi lo facevano stare in panchina perché non sapeva giocare, altro che talento. A quanto pare aveva tentato di incastrare Patrick per diventare capitano della squadra. Esatto. Il suo piano era fallito ed era finito in prigione. Sì. Mi sono seduta nella mia stanza e per un po' ho lanciato la palla contro il muro cercando di digerire quelle informazioni. Non ci credo, poi, ragazzi. Poi la palla è caduta ed è finita sotto al letto. Mi sono chinata per recuperarla. Quando ho trovato la borsa della palestra di Andrew. E mo ci trova il cappello là dentro, guarda. Dentro c'erano gli oggetti rubati e il cappello di Patrick. Ma era palese. A quanto pare Andrew aveva nascosto le prove dopo aver commesso il crimine, in modo che la polizia non le trovasse. Dimmi che gliele hai riportati, carogna. Almeno. Ho preso gli oggetti rubati e li ho portati in centrale. Meno male. Grazie per il tuo aiuto, Brooke. Queste prove e le foto del negozio potranno finalmente dimostrare la colpevolezza di Andrew. Esatto. A quel punto ho saputo che una persona aveva denunciato Andrew. Direi. Cioè, non si è manco coperto la faccia, altro che così. E gli aveva fatto una foto con le mani nel sacco. Madonna, che cretino, scusatemi, ragazzi. La polizia aveva identificato il ragazzo della foto. E lo avevano preso in custodia. Ecco perché il tentativo di Andrew di usare il cappello di Patrick non aveva funzionato. Mi hanno permesso di nuovo di parlare con Andrew. L'ho lasciato. E gli ho detto che avevo scoperto la verità. Hai preso le tue decisioni.
Addio. Non è finita, vedrai che cosa ti succederà. Dopo una settimana ho iniziato a pensare di nuovo lucidamente. E meno male. Il giorno del campionato di basket. E volevo. Ma ora c'ha tutta. E mo c'ha la storia perché deve farsi perdonare da quegli altri. Dovevo restituirgli il cappello. Ma lui continuava a ignorarmi. Beh. E poi ho letto su internet che mentre stavano portando Andrew in tribunale era riuscito a scappare. Oh mio Dio. Avevano trovato un biglietto nella sua cella con scritto: Patrick ha rovinato il mio brillante futuro. Lo distruggerò. No, sì. Avevo il cuore a mille. Avevo la sensazione che potesse succedere. Questo fa danni seri, eh? Qualcosa di brutto durante la partita. Così ho preso il cappello e sono corsa allo stadio. Sono andata a cercare Patrick per dirgli che Andrew voleva vendicarsi. Ma Patrick non c'era. Ma Patrick non era con i ragazzi. Palese, palese. Ci ha parlato del tuo messaggio e ha detto che voleva venire a parlarti. Se n'è andato un'ora fa ed è sparito. L'avrà rapito. Nemmeno al telefono. Cosa? Mi ha bloccata, non posso nemmeno mandargli un messaggio. La squadra è stata chiamata in campo, ma avevano un giocatore in meno. E quindi? Aiutaci, sei la nostra ultima speranza. Non ci credo. Sei il nostro capitano per questa volta. Non potevo deludere i ragazzi. Beh, devi comunque vincere. Vestita da maschio, ho messo il cappello di Patrick e sono scesa in campo. Ok. Andiamo là fuori e facciamogli vedere chi fa le regole. Tutti quegli allenamenti ci sono stati di grande aiuto e ci... Ma stanno giocando da soli? Siamo assicurati la vittoria. Era un momento da ricordare. Nel bel mezzo dei festeggiamenti ho visto Andrew furioso tra gli... Greve! Infatti, alla fine hai vinto tu. Ragazzi, prendetelo, è scappato di prigione. I ragazzi della... Ma come i ragazzi? Ma la polizia deve pensarci! Hanno aiutato a catturarlo e hanno chiamato la polizia. Ah, meno male. Poi Andrew ha ammesso di aver attirato Patrick in un seminterrato e di averlo chiuso lì dentro. Non ci credo, l'ha rapito veramente? Mentre gli altri aspettavano la polizia, io e un altro ragazzo abbiamo liberato il capitano. Non ci credo. Pensava che la sua assenza avesse compromesso il risultato della partita. E invece... Ed era molto triste. Ma un compagno di squadra gli ha detto che avevamo vinto. Ma come? Grazie a Brooke, ti ha sostituito. Proprio lei. Mi ha guardato con proprio lei, caro. Sorpresa. E io gli ho restituito il cappello. Questo è tuo, capitano. Ok, direi che ora vado. Aspetta, Brooke, resta per la cerimonia. Eccoci qua. Ci hai portato fortuna e sei la mia migliore amica. Ma come la tua? Ma la stai frienzonando? Solo un'amica. E invece di rispondere, mi ha avvicinata a sé e mi ha baciata. Meno male, meno. Cosa fa quello? Ci censura il bacio con molto la mano? Dolce. Andrew ha ottenuto quello che meritava. Io e Patrick ci siamo messi insieme e stiamo ancora allenando i ragazzi dell'orfanotrofio. Beh, una bella ho cosa. Ho capito che sotto a tutti quei muscoli c'è un cuore gentile. Beh, meno male. Le apparenze ingannano, eh? Brava, e questo è il messaggio di questo video. Ehi, infatti, non dimenticate di iscrivervi al canale e di... Ragazzi, mai fidarvi delle apparenze. Conoscete delle persone? Buon capodanno, non so quando uscirà questo video, ma buon anno nuovo. Vi voglio bene, ciao.